Abbiamo già avuto modo di parlare di presenze femminili nella giostra questa settimana, ma quella più importante è sicuramente quella di Maria Marta Bonelli, una amazzone e quindi una grande esperta del mondo dell'equitazione che si accosta al mondo della giostra. Ti abbiamo visto lavorare in tutti questi giorni con il quartiere di Porta del Foro. Qual è il tuo compito? Allora, il mio compito è stato quello di aiutare Enrico e Daniele nella gestione dei cavalli durante tutto, comunque Enrico durante tutto l'inverno, quindi col lavoro in piano e poi nel lavoro seguendo siamo nell'alimentazione, nella gestione quindi dei cavalli e poi con l'arrivo di Daniele comunque anch'esso con l'aiuto nel montare i cavalli. Come hai trovato l'impatto con questo mondo della giostra, che è sicuramente un mondo che ha delle caratteristiche particolari rispetto al mondo dell'equitazione più in generale? Ma diciamo, sono stata sempre un'appassionata di giostra, mi sono sempre interessata anche perché un mio lontano parente, comunque il mio zio è Pier Giuseppe Migliorini, che è stato maestro di campo e quindi mi ha trasmesso da quando sono piccola la passione per la giostra e quindi mi sono sempre interessata. Comunque hai notato che la tua presenza, una presenza femminile, ha incuriosito, no, la piazza. Ecco, da questo punto di vista tu come l'hai avvertito il clima, come ti sei sentita come presenza, ripeto, con un ruolo tecnico importante, quindi non soltanto una presenza, come dire, di passaggio? Allora, sono rimasta inizialmente un po' sorpresa perché Gianni mi ha detto all'ultimo che dovevo quindi entrare in piazza e inizialmente ero un po' imbarazzata perché non sapevo come sarebbe stato l'impatto con la piazza. E poi mi sono, diciamo, adeguata.